Benvenuti a tutti da Meteo Groane. Passiamo a vedere le temperature registrate il 22 di dicembre in Lombardia e soprattutto sulle nostre attestazioni del parco. Ecco, passiamo alle minime, vedete che Bollate 6,1, Cesate registra un 5,6 e un 5,1 anche 5,1 Ceriano Laghetto. Le massime 10,9 a Bollate, 11,2 a Cesate, 11,8 a Ceriano Laghetto. Temperature un po' più alte le massime perché c'è stato un po' di sole e quindi un irraggiamento. Al mattino ci sono state anche delle nebbie, come avevamo previsto. Andiamo a dare un colpo d'immagine, un colpo d'occhio all'immagine del satellite. Vedete che il campo di alta pressione è ancora presente sull'Italia, formazioni nuvolose e nebbiose però non mancano, proprio perché gli strascichi di questa perturbazione che vedete indicata dalla mia freccia oltrepassano le Alpi senza poi portare a nessun fenomeno. Ecco in Atlantico che si muove un primo centro di bassa pressione che sarà quello che poi ci darà un po' di fastidio nella giornata tra il 24 e il 25 praticamente, anzi tra il 23 e il 24. E poi ci sarà il seguito di aria fredda, lo vedremo adesso dal modello di reading, e un corposo corpo praticamente di bassa pressione freddo che porterà maltempo, un abbassamento delle temperature e probabilmente anche la neve in pianura. E intanto vi faccio vedere le temperature della sera del 22 di dicembre. Vedete che c'è stato un riscaldamento anche sulle Alpi, oltre che sulla pianura padana, sulla Francia, sulla Gran Bretagna, sulla Germania. Il freddo si è rifugiato tutto a est e le precipitazioni sono relegate lì dove ci sono le perturbazioni, tra Spagna del nord e Francia del nord e poi a sud, praticamente a ovest del Regno Unito. Andiamo allora a vedere che cosa ci aspetta per i prossimi giorni. Già ve l'ho anticipato un po', ma adesso lo vedremo un po' più nel dettaglio. Intanto, ecco qui, vedete il campo di alta pressione ancora presente oggi, 22 di dicembre, sull'Italia. Da domani comincia a flettere sulla parte nord, proprio perché quel corpo nuvoloso che abbiamo visto anche dal satellite, ecco, aborda la Francia e scenderà verso l'Italia nella giornata praticamente del 24. E poi praticamente nella giornata del 25, cioè il giorno di Natale, entrerà dell'aria fredda da nord-est della Porta della Bora e qua ci sarà una caduta delle temperature graduale naturalmente. Sabato poi 26, tutto si sposta sulle regioni meridionali in attesa che vedete il corpo grosso e gelido che sta sull'Islanda si abbassi rapidamente verso le nostre regioni e l'Europa centro-meridionale, raggiungendola domenica 27 di dicembre e colpendola più che, diciamo così, la colpirà da quello che vediamo da queste immagini a più riprese. La prima, diciamo così, il primo colpo più duro sarà proprio la giornata del 28 di dicembre, quando la curvatura ciclonica e l'aria fredda, ben presente a tutte le quote, farà sì che la neve potrà scendere anche in pianura. Vedremo poi le conferme nei prossimi bollettini e vedete che poi si ripresenta ancora questo centro, rimane piuttosto attivo per parecchi giorni, probabilmente fino a Capodanno potrebbe rimanere attivo. Ne parleremo comunque da domani in poi. Intanto guardiamo la carta suono prevista per il 23 di dicembre. L'alta pressione che si ritira, comincia a ritirarsi verso sud, una perturbazione è già passata, la seconda è questa qua che arriverà e porterà qualche precipitazione nella serata di praticamente tra il 23 e il 24 di dicembre. A suo seguito, abbiamo detto, succederà quello che abbiamo visto, aria fredda. Allora ecco le previsioni. 23 di dicembre, coperto al mattino, qualche pioggia la sera, più 3 la minima, più 8 la massima. Giovedì, coperto al mattino, poi si rasserena, nebbie verso sera notte, più 6 la minima, più 9 la massima. Venerdì di Natale, temperature che cominceranno a scendere, un cielo da parzialmente nuvoloso a quasi sereno, più 4 la minima, più 7 la massima. Bene, vi ringrazio dell'ascolto, vi do l'appuntamento domani e vi auguro un sereno mercoledì 23 di dicembre. Arrivederci a tutti.